La serata alla Casa di Altiformaggi è dedicata alle eccellenze dei territori che appartengono alla DOP Caciocavallo Silano. Considerando come è vasto questo territorio, c'era veramente da sbizzarrirsi. Allora direi che assaggiamo innanzitutto il pane di Matera, che è un pane incredibile perché ha una durata di parecchi giorni ed ha un profumo molto particolare, quindi sarà compagno dell'olio, quindi li assaggeremo insieme. E poi assaggiamo i lampascioni, che è una cosa molto particolare che noi qui mangiamo poco. Un'altra eccellenza è il pecorino, un pecorino lucano. Poi non ci potevano mancare dei salumi, e diciamo che il salume più famoso in Basilicata è il pezzente, che prende il nome dal fatto che ci sono le parti meno nobili del salame. Poi assaggiamo la spianata della Sila, che è una specie di soppressa. Tutte e due sono piccanti col peperoncino, quindi così ne sentiamo le differenze. Tutto innaffiato con un primitivo di manduria. Iniziamo proprio con lo scoprire il vino. Secondo me è molto bello capire come sono queste vigne, perché è un terreno assolutamente particolare, sabbioso e argilloso, un terreno così assolato, dove abbiamo delle grosse differenze, sbalzi termici dalla notte al giorno, ci porta a una serie di finezze, di profumi assolutamente importanti. Se noi andiamo a portarlo al naso, prima avevo sentito tantissimo questo legno speziato, adesso mi arrivano i frutti rossi maturi, la mora e anche dietro le erbe aromatiche. Una complessità che ritroviamo in bocca con una nota particolare. Per certi versi richiama dal punto di vista aromatico vini a piede franco. E ora cominciamo il percorso gastronomico. Andiamo al pecorino, che è quello che caratterizza la serata, perché è il prodotto tipico di questo areale. Ha un pecorino particolare, perché quando noi pensiamo al pecorino, di solito pensiamo al pecorino romano. Il pecorino romano è un pasta cotta. Qui è stato cotto il latte ad una temperatura intorno ai 40 gradi, ma una volta che è stato messo nel canestro, questo pecorino è stato asciugato per pressione. Non ha pasta cotta. Andiamo a vedere cosa sentiamo da questo pecorino. Beh, anche qui la prima sensazione che abbiamo è una sensazione lattica, ma direi soprattutto vegetale. Sentiamo tantissimo le erbe. In bocca sentite questa solubilità incredibile, non sentite un grosso sale, c'è probabilmente un'acidità importante che vi scatena la salutazione, perché se non è il sale è l'acidità. E vediamo questa acidità con il vino, come si coniuga. Da un punto di vista tattile innanzitutto, secondo me è una bella sorpresa. Si sposano bene perché? Perché uno chiama quell'altro. E abbiamo alla fine chiuso questo cerchio, sicuramente gustosissimo e interessante.